Questa è la distinta di questa partita, questo derby che era stato molto reclamizzato come evento importante a inizio stagione. Le due squadre più rappresentative del calcio siracusano, beh, devo dire la verità, fortunatamente non ci illudiamo ormai più di tanto e non è stata una gran partita. Abbiamo visto due squadre che stanno lavorando, si sono molto aggiornate, il Palazzolo totalmente, il Noto in alcuni fattori, il tecnico, la nuova lettura degli schemi, giocatori che ancora non sono perfetti, però di ufficiale c'è che il Noto non ha perso il derby, lo ha vinto questa volta e quindi ha cambiato i dati dell'archivio del calcio storico. Abbiamo visto delle cose interessanti come dei giocatori, come Ike, no? Nel Palazzolo il secondo tempo non l'abbiamo visto giocare, non è arrivato mai alla porta. Abbiamo visto Scordino, il portiere del Palazzolo che arriva dal Siracusa. Quindi nel Noto abbiamo visto la voglia di emergere, la voglia di giocare. Fontanella ha mancato il gol in due occasioni, una volta ha fatto fare una gran figura a Scordino, nell'altra sfortunato, ma ci sta. Però ecco, Imeri, Fontanella, Auricchio, ci sono delle cose importanti nel Noto. Nel Palazzolo è tutto ancora work in progress, è una squadra che è cambiata totalmente nell'organico, poco o niente dell'anno scorso, quindi è una squadra tutta da rivedere. Cutrufo tra il primo e il secondo tempo ci dice: stiamo lavorando per il mercato, ma i soldi non li butteremo nel calcio. Questo ci fa capire tante cose per quello che comunque è la stagione. Alla fine, la prossima settimana inizia il campionato, il Palazzolo affronterà il primo derby della stagione con il Paternò, il Noto impegnato fuori casa, e calcio, e nelle sue variabili, dobbiamo accettarlo così com'è. Grazie, Giampaolo Montineri vi saluta. Che ha vinto con un gol superiore, che emozione è stata? No, è stata una bella emozione, il gol era importante per l'Italia, soprattutto per l'Italia. Dopo mesi di sacrifici siamo partiti per il 23 luglio, oggi era importante vincere davanti ai nostri tifosi. Anche il caldo ci ha un po' massacrati, però l'importante era vincere. Devo fare grazie ai miei compagni che abbiamo fatto 90 minuti di vero sacrificio per tornare a casa. Grazie a tutti. Ecco, com'è la sintonia con i compagni di reparto all'attacco? No, la sintonia è ottima sia con Fontanella che con Cisalli, ma a parte questo devo fare veramente un complimento a tutto il gruppo, perché siamo veramente un gruppo importante, una vera famiglia, e questo il calcio da mattina di gioco ne ho visti pochi gruppi così e spogliati così compatti. Siete pronti per l'inizio del campionato? Sì, prontissimo. Ottimo. La prima di campionato contro il prima di Coppa contro il suo passato, 1-0, una vittoria, passaggio del turno. Ma guarda, la partita è stata difficile per tutte e due le squadre per il troppo caldo. Normale la prima uscita, il troppo caldo, 40 gradi, quindi credo che questo abbia condizionato un po' la partita, però alla fine io credo che se andiamo a vedere un po' tutto l'insieme di occasioni, credo che sia una vittoria credo meritata. Potevamo chiuderla nel secondo tempo un paio di volte con Fontanella, con Piccirillo, rischiando pochissimo. Credo, sono contento per aver regalato la prima gioia ai nostri tifosi e alla società, perché è la prima volta che il Noto passa un turno di Coppa Italia. Abbiamo sfatato un tabù. L'anno scorso 3 derby su 3 persi, l'anno prima si è perso con la Cireale, quindi credo questo sia un po' l'augurio, no? È un regalo che facciamo io insieme ai miei ragazzi, al presidente, alla società e ai nostri tifosi. Sì, sì, un ottimo inizio, perché abbiamo visto una squadra già subito compatta, subito affiatata, come se giocassero insieme da tantissimo tempo. Invece è un gruppo che ha creato lei e che ha messo subito, sì, in campo. È vero, un gruppo nuovo, sicuramente ci vorrà un po' di tempo. È vero che quello che avevo chiesto ai ragazzi che dovevamo sembrare squadra, anche se ci mancava un giocatore importante come Mautone. Poi nel secondo tempo purtroppo abbiamo avuto grossi problemi, perché prima si è fatto male Lo Piccolo, e Ciro l'ha dovuto sostituire a Auricchio per infortunio, e poi rimane in 10, rimane in 9, quindi abbiamo avuto dei problemi. Volevo fare dei cambi per aumentare un po' la velocità in attacco con Merito, però non sono riuscito per le sostituzioni forzate che ho dovuto fare. Domenica si gioca per i 3 punti, la squadra è pronta, c'è qualcosa da aggiustare? Ma io credo che la prima giornata, sicuramente domenica, sarà tutta un'altra storia.
speriamo di arrivare, sicuramente abbiamo un'altra settimana di lavoro, dobbiamo migliorare molto, c'è molto da lavorare ancora, anche se è importante partire con piede giusto. Ha già avuto modo di tenere d'occhio l'Igata, di vedere gli effettivi? Sì, una squadra... abbiamo mandato dei nostri osservatori a guardarla, a vederla nelle amichevole, quindi sappiamo, bene o male ci conosciamo tutti, quindi sappiamo un po' come giocano. Noi già partiamo con l'Antica, qui mancano Auricchio e Pirrone squalificati. Grosso Antica, però voglio dire, iniziamo. Abbiamo grande entusiasmo, c'è da lavorare molto perché una squadra nuova ha bisogno di un po' di tempo, però credo che siamo sulla strada giusta. Ok, grazie.